Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, bentornati sul canale, bentornate. Se è la prima volta, ovviamente benvenute. Due varianti, abbiamo già le nostre stelline pronte sul nostro piccolo leggio che stiamo utilizzando per adagiare le carte. Così potrete vederle. Io cercherò di fare degli zoom, anche perché poi il significato dell'interpretazione dei simboli deve essere integrato da ciò che questi ultimi evocano in voi, perché magari vedrete una persona vestita in un modo molto particolare, un personaggio, e magari nel vostro caso quell'abbigliamento, quel colore, quell'atteggiamento ha a che fare proprio con la persona di cui volete chiedere e di cui andremo a parlare. Noi chiederemo alle nostre carte, e abbiamo qui sotto vari mazzetti, utilizzeremo anche i tarocchi, le carte di Snoopy per alcune cose, e chiederemo se lui cerca informazioni su di voi, se indaga, se chiede proprio a qualcuno, quindi se vi pensa e se sta cercando di mettere assieme info per capire qualcosa, magari per fare qualcosa. Comunque lui si informa su di voi. Questo è il nostro dubbio amletico, proprio si informa o non si informa? Questo è il problema, questa è la curiosità. Io direi di iniziare. Eliminiamo una delle nostre varianti. E senza alcun obbligo circa il numero delle carte né l'ordine con cui utilizzeremo i mazzetti, si può cominciare innanzitutto dai sentimenti. Io voglio capire quale sentimento muove l'indagine, se c'è, di questa persona nei vostri confronti. Stellina verde acqua ci parla di un uomo, di una donna che certo che vi osserva. Allora, la prima carta fa pensare che anche da un bel po'. Qui potrebbe esserci distanza, non vi vedete, non vi sentite, non vi frequentate, ma potrebbe esserci stata comunque l'amicizia, la coppia, il rapporto tanto, tanto tempo fa. Una persona stanca, provata dalla vita, piegata un pochino dal peso degli eventi, ciò nonostante all'apparenza sembra tutto finito, tutto impossibile, non si può riprendere, però il germoglio, perché il bastone a cui io mi sorreggo ha comunque dei germogli. Quindi questa piantina non è mai morta, l'ho sempre portata con me, la vita mi ha costretta ad allontanarmi, forse voltarti le spalle, ora guardo a quel passato, torno con il mio piccolo alberello, vorrei poter piantare un albero per vederlo crescere. È un po' come la canzone, no? Sogna ragazzo, sogna, il desiderio di piantare un albero in età matura, quando già sai che l'albero con molta probabilità sopravviverà a te che lo semini, che lo pianti. E allo stesso tempo questo grande desiderio. Sì, questa persona ha dei sentimenti sinceri, malinconici, è triste. Non ha mai abbandonato il pensiero di voi per strada, lo ha portato con sé e su questo pensiero, no? E con questo pensiero si è dato forza. Probabilmente c'è proprio una chiusura di carattere, anche un po' di timidezza e l'anacronismo di questo evento che sta sbocciando in un'epoca in cui tutto potrebbe accadere nella sua vita, tranne che sentire il bisogno di amare. Voi che siete una piccola luce in un contesto che nell'oggi è divenuto totalmente buio. Quindi questa persona forse sta cercando di capire in maniera un po' più precisa e mirata quello che poi non ha mai smesso di seguire, perché con il pensiero, pur allontanandosi, voi siete state un'indicazione e lui è stato sintonizzato su di voi. Lo avete accompagnato. Cosa vorrebbe da voi nell'oggi? Beh, innanzitutto vorrebbe trovare il coraggio di manifestare all'esterno quello che la sua anima oramai ha reso chiaro e visibile e la consapevolezza che lo ha illuminato. Probabilmente questo sentimento lui lo ha per molto tempo evitato. Ha sentito l'affiatamento, sentiva la sintonia, il benessere e la compagnia. Cioè, la compagnia per una persona, per sua stessa natura sola e solitaria anche per la vita e gli eventi che si presentano. La compagnia è quanto di più raro, prezioso e importante, perché una persona dall'indole solitaria non cerca tanta compagnia o tante persone. Se ne accetta, ne sceglie una, è perché è veramente importante. E poi soprattutto è più forte di sé. Quindi, se io mi posso appoggiare e ho sempre affrontato la vita da solo, da sola, quindi con un'opinione, diciamo, ben radicata circa le mie forze e le mie possibilità. Figurati che opinione ho di te. Quindi ha una splendida opinione di voi, magari non è riuscito mai a dirvelo, c'è sempre stato questo velo di mistero.
questa tenda. Tra l'uno e l'altro, il vedo, non vedo, il fantastico, sto lì a fantasticare, tuttora fantastico su di te, perché ti vedo attraverso uno schermo probabilmente. Ecco, vorrei riuscire a realizzare nell'oggi la condizione utile a questo avvicinamento, capire se questa sintonia può essere ricambiata e se anche tu dall'altra parte hai pensato a me così come io penso a te, perché dopo tutto quello che ho fatto, tutte le esperienze, ora che il tempo sembra finire o quantomeno correre molto più veloce e anticiparmi di tanto, non riesco più a seguirlo, mi sfugge di mano e vorrei fermare tra le mie mani qualcosa che ha un grande valore, io e te in questo momento. Ora, abbiamo capito quindi che lui, in un modo o in un altro, le informazioni su di voi le ha sempre avute e sempre cercate, le ha sempre viste, solo che le ha viste a distanza. E poi le ha interpretate. Quindi un'ulteriore distanza è stata aggiunta dal fatto di interpretare un qualcosa di visto, non vissuto, ipotizzato, interpretato, un film. E voi all'oscuro di tutto. Vedete? È fantastico. Secondo voi, questa persona vi ha pensato? E vi sembra una persona che riesce a pensare rilassata, seduta, tranquilla? O vi sembra una persona che non ha pace, no? Non c'è terra sotto i piedi che lo possa tenere, che è agitato, è in piedi come se c'è qualcosa che non mette a fuoco e non mette a fuoco in maniera corretta, è come se volesse andare nella direzione di qualcosa, di qualcuno, mettere nero su bianco quello che non sono riuscito mai a dirti. Eccoci qua, scusatemi che avevo inquadrato male. Il desiderio di andare nella direzione di qualcosa, di qualcuno, mettere nero su bianco quello che non sono riuscito a dirti. Sono in piedi perché non riesco a distogliermi. Questo pensiero riempie le mie giornate. Mi colmi, mi riempi totalmente. Il problema grande è che ora tutto ciò che dentro di me preme vuole venire fuori, si vuole far vedere. Io voglio che tu ti renda conto che il mio pensiero è rivolto a te. Perché io non ho la certezza e non ho neanche la consolazione di sapere che tu dall'altra parte, allo stesso tempo e allo stesso modo, sei in attesa di un mio gesto. Perché io ho aspettato tanto, però in fondo sono io che mi sono voltato, sono io che sto tornando sui miei passi. Sta cercando proprio l'idea quella stravagante, il colpo di genio, genialità infatti. Sta cercando di capire come fare. Come faccio a ripiombare oggi nella vita di questa persona? Eccoci, giovine fanciulla. Quello che lui si chiede, ma tu, fanciulla bella, distante da me, alla fine, dimmelo che hai sofferto. Consola questo cuore provato da mille esperienze. Dammi quest'illusione che le altre mi hanno massacrato e invece tu, l'unica, la non prescelta, eri lì ad attendermi e non hai mai smesso di coltivare quella rosa, e quella rosa è così speciale perché non è una rosa fra le tante rose, ma è la tua rosa. Dimmi che c'è possibilità di una primavera, anche se fuori stagione. Dimmi che tu guardi verso il futuro, lì dove io guardo verso di te, e vorrei riuscire a colmare la distanza. Allora, non compaiono terze persone, non compare assolutamente un'azione all'esterno della propria testa, dei propri pensieri. Il genio è quindi la persona che riesce a farsi forte dell'intuizione di qualcosa che non è visto da altri, quindi di questa capacità visionaria, di questo andare oltre l'apparenza, non ha assolutamente bisogno né dell'esterno né degli altri né dell'apparenza. È proprio un lavoro in solitaria. È un eremita che, come tarlo, sta lì a scavare percorsi nella sua mente per riuscire a raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo siete voi e questa persona si domanda, dopo tutto questo tempo, cosa starà facendo? Mi accoglierà? Come reagirà? Il problema è proprio questo, il modo in cui vi siete allontanati, la chiusura netta, repentina, chirurgica, il silenzio e la distanza. E sono problemi grandi perché non è un solo problema. Non ha proprio un motivo, non ha neanche la scusa, non è una persona banale, quindi non può telefonarvi per chiedervi, sai, quel vecchio numero di telefono dell'amico che non vedo da 50 anni, anche tu lo conosci, non è che per caso, ah, ma come stai? Non lo farà mai.
Cioè, questa è più una persona che può cercare di trovare il modo, sta cercando di trovare il modo di apparire dinanzi a voi nella vostra quotidianità, ve la ritrovate lì sotto casa, che non una persona che vi contatterà con una scusa per invitarvi a prendere un caffè. Quindi qui c'è la volontà di riaprire il discorso, il dialogo, non sta ancora facendo nulla, ma nell'ombra sta cercando di carpire informazioni. Non chiede ad altre persone, tutt'al più sta cercando di capire quello che fanno le persone intorno a voi. Quindi lui osserva da persona logica e razionale qual è. E sta lì, metodo scientifico, mettendo assieme gli elementi, i pezzi del puzzle per capire quale immagine emerge, per capire quindi quali azioni intraprendere. Cosa ha già scoperto? Ben poco. Eh no, il nostro genio ha scoperto ben poco. L'unica cosa che lo rassicura o funge un pochino da motivazione perché altrimenti avrebbe rinunciato da molto tempo, ma tanto non riesce a togliersi di testa il pensiero di voi, è il fatto che voi lo stiate aspettando. È come se, nonostante tra di voi non ci sia nessun dialogo diretto, nessuno scambio diretto, non abbiate mai affrontato l'argomento, mai parlato di questa cosa, lui è come se avesse dentro di sé la certezza che voi avete percepito che c'è un movimento d'apertura e se prima lo attendevate in maniera piuttosto pacata e tranquilla, siete in allerta e siete in attesa. Ciò che si è risvegliato in lui, questo è quello che percepisce e sente, per lui si è risvegliato anche in voi. Quindi tutte e due state inviando, no, dei segnali all'altro indirettamente, non in maniera razionale, voluta, studiata, mirata, e vi percepite. Quindi lì dove i corpi non si incontrano, le menti sono già molto vicine. Questa è la sensazione che ha. Allora a questo punto la domanda è, cerchiamo di capire se c'è veramente questa comunicazione a livello di energie sottili. Vediamo che legame c'è tra di voi e vediamo che cosa potrà accadere. Mentre fuori fanno a gara con i motorini e le moto a fare rumori più interessanti. Allora, guardate qui. Volgersi all'interno. Bene, oggi non riesco a mantenere nel testimone nelle carte sul nostro piano, ovviamente si incollano alla base. Ci stanno nominando. Chi è che ci sta nominando? Perfetto. È connesso con noi il personaggio. Volgersi all'interno, fare il punto, focalizzare bene le proprie intenzioni, i propri sentimenti. Ha un mantello di rose, lui è convinto che la persona che avete sempre amato, quella rosa speciale, sia lui e non qualcun altro. Probabilmente da quello che ha visto e ha osservato, per quel poco che può la vostra vita, immagina che voi siate libere o quantomeno non abbiate impegni vincolanti. Tutto ciò che lo circonda sono i dubbi, le paure, le incertezze e i pensieri che vanno a sabotare questo slancio di coraggio che in questi giorni lo sta animando. Lotta interiore pazzesca, ce la farà. Allora, il punto è proprio questo. Questo è quello che sta accadendo. Concentrato dentro di sé, sta centrando tutte le energie, le sta trattenendo. E non imploderà, ma questa volta ci sarà un'esplosione salvifica e liberatoria. I pezzi dell'armatura saltano completamente. Lo scontro tra pensieri non avrà la meglio. Alla fine quelle braccia, no, contratte verranno distese. Tutto ciò che è riassunto in un pensiero mai espresso diventerà un fluire di parole, un'energia pazzesca che lo proietta verso di voi, dal silenzio al rombo di tuono. Tutto quello che non ha fatto in una vita lo farà in 5 minuti, perché il legame che c'è tra di voi, che natura ha. Wow! Allora, più che altro c'è un sospeso. Ancora non sappiamo che natura ha, le carte hanno risposto circa il fatto che c'è stata un'interruzione rocambolesca, burrascosa, tutto è crollato, si stava costruendo qualcosa insieme, tutto si è capovolto, non avete potuto assolutamente ribellarvi agli eventi, le altezze raggiunte sono state annullate nell'arco di una notte, il rombo di tuono abbiamo detto, no?
Eccovi il tuono, eccovi il lampo ed ecco la speranza risvegliata. È accaduto qualcosa nel passato che non ha avuto origine da un conflitto tra di voi, molto probabilmente vittime tutte e due di un'altra situazione, una situazione che ha stravolto le vostre esistenze e ha comunque capovolto totalmente progetti, la vita, il quotidiano, tutto quello che stava in piedi in un attimo a testa in giù, nulla è rimasto più in piedi, tutto si è appesantito e tutto è andato distrutto. La distanza, la separazione, il silenzio e l'attesa, un'attesa che vi ha portati a guardare al cielo, cioè distanti l'uno dall'altro, a proiettare questo pensiero verso lo spazio infinito, senza nessuna forma di contatto. Ma qui è passato tantissimo tempo per alcune persone, ma non si è mai spenta quella speranza di tornare. Ora, dove porta questa stella? Intensità ritrovata che porta questa persona ad affrontare ogni dubbio e la paura del nulla, cioè la paura che non avrò, o meglio, la paura di non avere più tempo per tentare. Ecco la carta che amiamo di più: i nostri amanti, le nostre anime gemelle. Allora, qui o è successo qualcosa di molto grave, quindi c'è qualcosa nella sua vita, un nuovo evento brusco contro il quale ha dovuto per forza fare i conti, e quindi questa persona si sta dicendo: qui le cose vanno sempre peggio. Io pensavo di andare verso una prospettiva che mi avrebbe portato ad un cambiamento positivo dopo tante grane, invece qui le grane si sommano e tutte le cose sono in discesa. Qui sta franando tutto, sta crollando tutto, non ho più la base sotto i piedi. A questo punto voglio recuperare le cose importanti. Questa persona vuole recuperare qualcosa della sua vita, e questo qualcosa della sua vita in questo momento non è in essere. Potrebbe fare un movimento, è ancora combattuta, per alcuni di voi il movimento ci sarà, per altri magari passerà ancora del tempo, siete centinaia di persone, fatto sta che c'è un legame profondo e questa persona non ha mai smesso di pensarvi, non ha mai smesso di sapere, cercare di voi, senza chiedere assolutamente a nessuno. L'unica cosa che vi posso dire è che in questo momento ha la certezza che dall'altra parte state captando il mutamento, il cambiamento che sta avvenendo dentro di lui. Succederà effettivamente qualcosa? Accadrà qualcosa tra di voi? La nostra ruota? Beh, qui c'è l'attesa. Se qualcosa sta per muoversi, si sta muovendo in maniera molto lenta. Questa ruota al centro dello schermo del computer è rappresentata come un grafico a torta, quindi con le percentuali. Sto valutando, sto facendo un pochino i calcoli, sto cercando di comprendere qual è la strategia migliore. Ti osservo da uno schermo. Ho la sensazione che tu sia libera e ho la sensazione che tu mi stia aspettando. Ad oggi il discorso è fermo qui. Qualcosa si muove, vuole prendere una decisione, la decisione non l'ha presa, vi osserva e voi siete lì e siete consapevoli, anche senza nessuna prova, e vi lasciate osservare. Non mi meraviglierei se indirettamente steste comunicando attraverso i social, pur senza esservi mai dati un linguaggio criptato da decodificare, comprensibile solo a voi. È un qualcosa che viene dalle vostre anime ed è un qualcosa che voi riuscite a comprendere. Bene, passiamo alla seconda variante. Vediamo se chiede di voi e perché questa persona potrebbe o dovrebbe chiedere di voi. Non abbiamo estratto una carta di Snoopy per la prima variante. Facciamo questo piccolo, ecco, questo piccolo giochetto. E prendiamo, selezioniamo una carta di Snoopy e riprendiamo con la seconda variante. Beh, l'asso di spade. Fanciulle e fanciulli, le comunicazioni saranno il modo e la maniera attraverso cui questa persona finalmente seminerà, piantumerà l'albero di cui abbiamo parlato all'inizio. Queste comunicazioni, vedete la cassetta della posta, giungono e la sua volontà di costruire, nonostante si tratti di un asso di spade, dare un taglio ai pensieri e alle preoccupazioni, abbiamo il nostro campo che non è un deserto come la carta del varano di prima.
Qui finalmente la decisione diventa un comportamento, si tramuta in un comportamento ed ho sia la conoscenza che gli strumenti per mettere in atto questo comportamento. Vengo a seminare qualcosa di buono nella tua vita, nella nostra vita. Vengo a coltivare con te le nostre rose, affinché non siano più la tua rosa, la mia rosa, ma le nostre rose. Bene, adesso possiamo davvero iniziare con la seconda variante. Allora, seconda variante, di chi parliamo? C'è una persona che chiede di voi? C'è una persona che si informa su di voi? Come avete potuto immaginare o come immagino stiate comprendendo dai rumori qui sotto, non solo la strada è trafficata, ma abbiamo dei cantieri interessantissimi che non ci abbandoneranno per molti giorni. Allegria, baldanza, baldoria, facciamo festa con gli amici. Io in realtà, più che chiedere di te, sto cercando di muovere un pochino le acque, di attirarla la tua attenzione. Io sto cercando di fare cose e di comunicare attraverso le fotografie, le mie storie, tutto quello che condivido, qualcosa della mia vita. E voglio darti l'impressione di essere felicissimo, realizzato, sto benissimo in compagnia con gli amici, perché io voglio assolutamente attirare la tua attenzione, visto che probabilmente in questo caso sei tu che mi hai voltato le spalle, c'è stata forse chiusura a seguito di un litigio, non ti fidi più, forse io devo farmi perdonare per un comportamento scorretto nei tuoi confronti, qualcosa è accaduto, questa persona sta proprio scimmiottando la sua vita, cercando di darle un tono molto più rumoroso di quello che effettivamente le appartiene. Quindi tutto quello che vedete non è reale. Se continuo a pubblicare foto di feste, magari sono anche foto finte fatte per l'occasione. Giurista, scienziato, avversario e sacerdote. C'è stata una chiusura, un raffreddamento. E perché? Perché mi hai offesa? Perché? Perché ti sei approfittata di me? Sei stato sleale? Non ne voglio più sapere di te. Mi sto coprendo e non ti sto facendo vedere nulla della mia vita. E perché non riesci ad avere informazioni su di me? E i miei amici, le mie amiche assolutamente non mi tradirebbero mai e non ti faranno aggiungere nulla della mia vita. Ritirata, lontano da te, lontano da sguardi indiscreti, ho preso proprio le distanze. Tu stai cercando di incuriosirmi per costringermi a rientrare in contatto con te. Questo potreste dire voi a questa persona. Qui ci siamo proprio coperti, ci stiamo nascondendo, il gesto stesso di coprirci, mentre lui invece si sbraccia, no? E nel vizio e la virtù, tutto l'opposto. Lui vi vuole fare ingelosire perché in questo momento la vostra chiusura, forse per la prima volta in assoluto, è ferma su se stessa, non siete lì dipendenti a livello di sentimento da questa persona, lo avete lasciato in mezzo ad una strada. Lui crede che voi stiate fingendo, in realtà è convinto, del fatto che non possiate stare lontano da lui, che siate disperate, invece non è così. Lui immagina che questa forza che state cercando di dimostrare con il comportamento coerente con la vostra scelta sia tutta una finzione. Lui non riesce a vedere nulla, forse lo avete bloccato. Oppure quello che condividete della vostra vita è qualcosa che ha a che fare con gli aspetti banali, ecco, non gli aspetti profondi, gli aspetti intimi e gli aspetti privati. E non ha modo di avere informazioni. Assolutamente, vi confermo questa cosa. Questo uomo non può sapere nulla di voi, sta cercando in tutti i modi di avere informazioni, sta cercando in tutti i modi di rientrare in contatto. Se lo avete bloccato in parte, o se magari non l'avete bloccato, ma comunque non comunicate con lui, la strategia del chiedere ai vostri amici non funziona e la strategia del chiedere ai suoi amici è inutile perché loro non ne sanno nulla. Cioè voi non siete in confidenza con gli amici di lui e c'è proprio atteggiamento opposto tra voi e lui. In questo caso però siete molto forti. Voi non state spiando questo uomo, anche se le cose vi giungono perché i vostri amici tutelano voi, ma nel difendervi loro si informano. Quindi anche voi state cercando informazioni su di lui, però per altro motivo, per tutelarvi, per proteggervi. Cosa è accaduto tra di voi? E cambiamo addirittura mazzo per questa seconda variante. Cerchiamo di capire perché i toni sono esasperati, gli animi in realtà sono inquieti. Eccoci qua, gelosia. Ripeto, oggi le varianti saltano.
Quindi questo uomo potrebbe avervi tradite o potrebbe non aver avuto un comportamento leale nei vostri confronti. Qui ci sono due alberi, no, paralleli dietro i quali lui si nasconde. Oppure, molta probabilità, voi siete l'osservatore, lui si nasconde nel senso che è dall'altra parte con la persona che sta frequentando, che sta vedendo di nascosto. E qui c'era ancora un'apertura tra i due alberi, no, io potrei passare. Avete notato cosa c'è alle spalle del nostro sacerdote? I due alberi si sono incrociati, ho messo una croce sopra. Vedete, è anche il concetto di croce, di fine in generale con il concetto di chiesa, sacerdote, religione, e sono alberi che non hanno frutto, non hanno foglie, non hanno niente. Quindi prima avevo interesse nel seguirti e pedinarti, ora e questa persona siete voi, non me ne importa più nulla, ho proprio chiuso tutti i canali, quindi io ti vedevo da dove? Da uno schermo, da WhatsApp, da Facebook e quindi avevo questa finestra sulla tua vita, in qualche modo ho capito, adesso io personalmente non ti proprio filo e non ti cerco, quello che mi giunge me lo vengono a confessare, sono il sacerdote, quindi le cose mi arrivano senza che io le vada a cercare. Questo è quello che potresti dire voi a lui che si sta sbracciando per attirare il vostro perdono, la vostra attenzione e non riesce a capire perché voi non siate lì a supplicarlo di tornare. Una persona infantile, una persona che comunque è stata sleale e confermiamo la presenza di un'altra donna. Bene, quindi vi ha tradite, vi ha fatto soffrire, ha sedotto un'altra donna. Stato d'animo che prova lui in questo momento, che non riesce a giungere e raggiungere la vostra persona, non riesce a giungere a voi e non riesce a raggiungere nulla che ha a che fare con voi. Probabilmente lo hanno escluso dal gruppo anche le amicizie comuni, quelle fedeli a voi. Sì, lui vuole, che voi lo riaccogliate, che vi riavviciniate a lui e vuole di nuovo fare coppia. È pronto a giurarvi amore e fedeltà. Grandi promesse, sono cambiato, sono maturato, ho capito e ho capito perché ho sbagliato e dal dolore e dall'errore ho imparato la lezione. Credimi, perdonami. Però, al di là di questa confessione, cosa c'è realmente dietro questa confessione? Quali sentimenti ci sono proprio a monte? Eccolo qui. Ma a lui non sta bene. Allora, se è un narcisista, lo avete lasciato in una condizione di crisi di astinenza. La vostra energia che convergeva in maniera automatica, semplice, facile, proprio donata, cioè eravate voi a portarla verso di lui, a convogliarla verso di lui, la vostra energia manca. E quindi lui sta male, avete tolto la dose giornaliera, quella no, migliore, la roba buona, non quella di contorno che andava ad attingere in altre situazioni, gliel'avete portata via. E quindi è logorato dal suo male, il suo senso di colpa in parte è figlio del suo tormento, viene da voi pregandovi e chiedendo perdono perché? Perché è tormentato, quindi è per egoismo alla fine dei conti. Io sto male per placare il mio malessere, vengo da te e ti supplico. Ora, se voi accettate di sentire le sue parole e di riaccoglierlo, che cosa vi porterà? Allora, consapevolezza, beh, c'è una dinamica karmica molto forte e questa cosa voi la sapete. Probabilmente state cercando per l'ennesima volta di dare fiducia a questa persona facendola soffrire perché pensate che solo soffrendo lui si possa rendere conto di quello che ha fatto. Voi, da un certo punto di vista, vorreste anche far evolvere il rapporto in un qualcosa di migliore. Il problema è che lui ripete sempre gli stessi errori. Questa volta vi siete proprio impuntate perché o comprendi e si va avanti, ma siete fiduciose però che lui alla lunga riesca a comprendere, o in qualche modo, pur sapendo del legame che c'è, voi vi volete allontanare perché non volete più rimanere in una situazione come quella che avete vissuto. Cioè, lui qui è circondato di nubi, ma le stesse nubi sono condanna per voi. Vediamo a questo punto se effettivamente il cambiamento avverrà. Quindi, se questa sofferenza alla lunga lo porterà a cambiare atteggiamento. E cosa accadrà tra di voi? Quindi,
Cerchiamo dunque di capire se effettivamente la vostra strategia, perché qui si sta giocando da tutti e due i lati, su tutti e due i fronti, porterà ad un cambiamento reale dentro questa persona che nell'oggi sta cercando disperatamente di attirare la vostra attenzione, ma trova una persona ferma, immobile, radicata. Allora, vedovo, regalo, cosa farà? Pensiero e... Ma fanciulle, io vi dico quello che vedo. Lui effettivamente vivrà un'iniziale trasformazione. Addirittura vi giungerà voce del suo aver chiuso rapporti con amanti storiche. Si aprirà a voi come un libro aperto, vi confesserà tutto e giungerà a voi con tante attenzioni amorevoli. Vi dirà che solo a seguito del vostro allontanamento quest'ultimo, lui ha capito profondamente dalla distanza quanto si soffre a non avere accanto la persona amata. Quindi, in qualche modo, lui riprenderà a comunicare con voi quando glielo permetterete e sarà molto romantico. Vorrà iniziare qualcosa concretamente con voi e investirà per primo in questo qualcosa. Quindi si aprirà, aprirà il cuore e si impegnerà, ecco. Vi darà la possibilità di decidere che cosa fare e come farlo e lui metterà la sua parte. Saremo soci di uno stesso progetto. Andiamo con quote pari, 50-50. Il problema è che alla lunga il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Cerchiamo conferma o smentita, ma la nostra carta dell'amante ci dà un personaggio che all'improvviso sveste i panni del vedovo, cambia to totalmente atteggiamento e anche posizione, no? Guardate la posizione del corpo. E cosa accade? Narcisista. Instabilità nella coppia, ritorna l'amante e il malessere profondo. Ora, un consiglio per voi, mentre io nella giornata di oggi accetto il fatto che qualcuno stia pensando a noi e che la stellina cada spesso. Prendiamo prima una carta di Snoopy questa volta per non dimenticare, e poi un consiglio per voi. Wow! Allora, fanciulle, qui in realtà c'è un po' di delusione, ma in fondo è la sua natura. Non potete neanche meravigliarvi più di tanto. È un po' trasandato, è un poveretto e in fondo a modo suo cerca di darvi il suo amore, il suo affetto, è lì con la sua coppa per brindare a cosa? È una persona leggera, un po' superficiale? Guardate come state osservando nella coppa, dove non trovate probabilmente nulla. Lui guarda voi e voi guardate la coppa. Beh, diciamo che non mi sembrate stupite più di tanto. Ora, suggerimento per voi. Il nostro diavolo. Comunicate voi per prime, mettete in chiaro voi le cose, fate partire da voi questa piccola apertura, questo carosello, questa pantomima, questo teatrino della sua felicità esasperata che è tutta finzione, vi fa più pena che rabbia, come nella carta di prima, nell'osservare la coppa vuota. E ricordate che in fondo la carta del diavolo ci parla proprio di ciò che vi ha spinte a fermarvi, bloccarvi e allontanarvi da questa persona, i tradimenti, le bugie, questi fantasmi, l'incertezza, i sotterfugi, questa sessualità promiscua. Voi non volete andare avanti così. E per il resto semplicemente riprendete a vivere.
E concedetevi tutto il tempo necessario per mettere nero su bianco una comunicazione che, secondo le carte, è giusto che giunga da voi. Quindi questo è un primo passaggio. Poniamo il caso che voi effettivamente decidiate di scrivere a questa persona e di anticipare la sua mossa perché in fondo impietosite da questo suo fare il buffone. Perché dalle prime carte quello che sta facendo è proprio questo, sembra un giullare, un buffone. E quindi a voi dispiace anche. Cosa abbiamo? Ma quello che abbiamo visto prima, sebbene adesso non si abbia una novizia di coppe, qui voi potete dare a lui un'altra opportunità e alla lunga probabilmente la darete, per quanto poi il presente non sembri promettere grande raccolto. L'unica cosa è che le carte ribadiscono la profonda delusione nel guardare, no, i risultati della fiducia data a questa persona per l'ennesima, ennesima, ennesima, ennesima volta. Alle spalle il nostro animale che fa capire qual è il problema. Ecco, vi faccio notare. Perché non per essere banali, ma ogni simbolo ha un suo perché. Alle vostre spalle continuano i soliti atteggiamenti e quello che si prospetta per il futuro è comunque una costante delusione. Ogni qualvolta io ripongo la mia fiducia nelle tue mani, cosa trovo tra le mie? Il nulla. Bene, fanciulli, fatemi sapere. Un bacione.